Siamo dietro le quinte di Alex & Co. per scoprire un nuovo personaggio. Chi è Clio? Clio? Chi potrebbe essere Clio? Clio è un nuovo personaggio della terza stagione. Fatti gli affari tuoi, tu non sai niente di me, non sai niente! La prima volta in cui incontriamo Clio nella terza stagione di Alex & Co è al parco. Alex sta camminando col cellulare, arriva una chiamata di Nicole e in quel momento c'è qualcuno che corre dietro, gli dà una botta e gli fa cadere il telefono. Ehi amico, sto parlando con te! E avrà questo incontro accidentale con Clio e da qui nascerà un rapporto molto strano tra Alex e Clio. Perché si scopre il giorno dopo che è la sua nuova compagna di classe. Clio, vuoi presentarti personalmente ai tuoi compagni? C'è un nuovo personaggio, Clio, che è simpatica come la sabbia nel costume. Della storia. Clio come personaggio è una ragazza molto tosta, è molto strana, sta sempre da sola, molto scontrosa e chiusa in se stessa. Adesso Federico cercherà di fare Clio. Nessuno ti ha chiesto di venirmi a salvare, capito? Quindi fatti gli affari tuoi. Fede, questa scena viene fatta così. Nessuno ti ha chiesto di venirmi a salvare, ma quante volte te lo devo dire? Un'anima ribelle, perché purtroppo ha subito, diciamo, molti tradimenti da parte degli altri amici. E quindi si è chiusa tantissimo in se stessa e non dà più fiducia a nessuno. Alex, testardo com'è, quando vede una persona così dice ma perché fa così? E allora continua a insistere per cercare di capire perché vuole stare da sola. Nessuno ti ha chiesto di venirmi a salvare, ma quante volte te lo devo dire? Il rapporto tra Alex e Clio è molto burrascoso. Comunque si dice scusa. Ok, ti ho perdonato. Lui vede in Clio comunque una bontà che lei cerca di nascondere, una dolcezza che lei non vuole far trasparire. Ying e Yang. Però io ho un po' di nero e te un po' di bianco. Chissà se c'è una fiamma fra i due, boh. Miriam, vieni un po' qua. Miriam, aspetta. Miriam è totalmente diversa dal personaggio, ma proprio totalmente diversa dal personaggio. Sono una persona molto solare, che ama stare in mezzo alla gente. Ha subito legato con tutti noi, non come me, che magari sono un po' più timida e ci metto un po' più di tempo. Raffaele Saul. Ti piace? Ammetto che ti piace, dai. È una ragazza eccezionale. L'ho adorata fin dall'inizio ed è davvero, davvero talentuosa. Ma... Miriam vi aspetta nella terza stagione di Alex & Co. dal 24 settembre alle 14. Solo a Disney Channel.